Giappone si arrende senza condizioni. Il 2 settembre 1945 la corazzata Missouri entra nel porto di Tokyo e il generale MacArthur riceve i delegati per la firma della resa. La Seconda Guerra Mondiale è finita. I have received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Harry Truman è presidente degli Stati Uniti d'America da poco più di 4 mesi e senza avere quasi alcuna esperienza di politica internazionale ha affrontato la conferenza di San Francisco, la resa della Germania, la conferenza di Potsdam, l'avvento dell'era atomica, la resa del Giappone. Tutti questi eventi si erano susseguiti nello spazio di soli 3 mesi. Truman si trova proiettato in mezzo ad avvenimenti che avrebbero rivoluzionato il mondo. A lui il compito di agire per il presente e fare piani per il futuro.